Ciao a tutti. Come stai oggi? E quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni di Paolo Fox. Oggi è sabato 13 novembre 2021. Oroscopo Pesci. Soluzione a tutto campo, suggeriti dalla Luna e a Nettuno. Complici la Luna e Nettuno nel vostro segno, arrivate a sera vincenti e freschi come rose. Magari la mattina appena svegli vi ritrovate faccia a faccia con qualche dettaglio irritante, ma superata la fase critica tutto imbocca spontaneamente la giusta direzione. La vostra forza sta nell'intuito, captate le occasioni e il momento giusto per afferrarle, anche indovinare i pensieri altrui vi risulta facile come un gioco, ma riguardo i vostri mantenete riservatezza. Un momento di fortuna e di felicità tanto più intensi quanto più si è disposti a mettersi in gioco e ad agire. Nuovi progetti, nuove ambizioni, nuove opportunità. Buone occasioni per incontri nuovi e interessanti e per la nascita di coppie molto affiatate. Vantaggi da un ariete, confiderete loro un vostro problema e ne riceverete l'aiuto necessario per risolverlo. Non chiedetevi troppo se vi ama o non vi ama. Cercate piuttosto di parlarne poco in giro. Si potrebbero creare pettegolezzi inutili. Spendete bene ogni vostra parola, attenzione a pettegolezzi e polemiche che gli altri provvederanno a seminare lungo la vostra strada. Siate diplomatici e sappiate fare del silenzio la caratteristica di oggi. Qualche piccolo disturbo fisico vi dovrebbe allarmare e decidervi per un controllo generale, anche i sintomi più piccoli non vanno mai trascurati. Cercate di non bervi tutto quello che oggi vi verrà detto, sono semplici spacconate di persone che vogliono colpire la vostra immaginazione ma niente di concreto. Lasciate le favole ai bambini ma non date modo agli di capire che non ci cascate. Soddisfazioni nel lavoro. Discreta la forma fisica. Una persona che non vedi da molto si farà risentire. Emozioni in arrivo. Se state valutando l'occasione di riallacciare i rapporti con una persona a cui tenete e con cui non vi siete lasciati certamente bene, sappiate che oggi è l'occasione giusta per farlo. In ogni caso chiarirete certe situazioni importanti per voi. In casa regnerà l'armonia e la serenità. Momenti di romanticismo. Ottimismo diffuso e in amore ancora qualche piccola novità e piccoli slanci ed entusiasmo. Mai dire mai. Chi l'ha detto che non possa tornare proprio oggi un vostro ex partner? Certo questo non accadrà a tutti coloro che sperano in un ritorno, ma Venere proprio oggi potrebbe metterci lo zampino. Siate dolci e credibili in questo caso. Oggi, vi accorgerete che c'è una persona meravigliosa nella vostra vita, che sia un amico o un partner sarete estasiati dalla loro compagnia e vorrete farne partecipe il mondo intero. Correte il rischio di mostrarvi per quello che siete e per i sentimenti che provate. Avete lavorato parecchio in questo periodo per recuperare altri tempi di inerzia totale, quindi è giusto, quando vi mettete sotto, riconoscerlo e premiarvi, anche da soli, se nessun altro provvede. Sicuramente la giornata promette bene, poi sta a voi intavolare conversazioni interessanti. Si dispongono astri benefici per voi in un quadro d'insieme che è luminosamente positivo, c'è solo qualche piccola eccezione che tende a frenare o a mettere giusto lievi ombre. Tra oggi e domenica ci sarà qualcosa di più in questo cielo, emozioni che tornano alla ribalta. Per quanto riguarda il lavoro, i giovani non possono pretendere guadagni immediati. Non ora. Il tuo senso di frustrazione ultimamente si sta intensificando ed hai l'impressione che potresti scoppiare da un momento all'altro. Purtroppo non è mostrando la tua rabbia che ti avvicinerai ai suoi obiettivi, ma hai davvero bisogno di esternare i tuoi sentimenti una volta per tutte. Se non volete dimenticare tutto quello che avete fatto per arrivare dove siete ora, allora dovete necessariamente essere presenti a voi stessi oggi. Non perdetevi nulla di quanto verrà detto. Forse vi sono delle piccole novità che vi girano intorno e che avete mancato di centrare. Oggi però, ci sarà qualcosa di diverso nell'aria, quindi potete impegnarvi in tutti gli ambiti della vostra vita e raccogliere i frutti, da qualsiasi parte verranno. Tavolozza variegata per questa giornata, amache azzurro serenità, rosa affetto e bianco candore. Fautrice la coppia Luna-Nettuno nel vostro segno. Dolcemente accarezzata dal sestile di Venere e dal trigono di Mercurio e del Sole.
Bella serata tra amici con qualcuno che vi lancia occhiate propositive. Se avete optato per un weekend fuori città viaggerete sereni e senza rischi. Amore ed Eros. Due punti relazione controversa tra improperi e piatti che volano, si spera di plastica, e un'ora dopo vi fate le fusa. Ai ferri corti le coppie messe alla prova da un intruso, il triangolo piace nelle canzoni ma non nella vostra realtà. Voglia di viaggio e di avventura, borsellino permettendo prenotate una vacanzina per due, lasciando i pupi con i nonni, è un must. Attenzione alle scappatelle, che sono assolutamente da evitare se non si vuole essere scoperti. Voi potreste anche pensare di avere tutta la situazione sotto controllo, ma non è facile come pensate. Il vostro cuore sta accelerando i suoi battiti sempre di più e questo non vi dispiace. Urano e Nettuno sono i vostri paladini e vi consentono di dare adesso largo spazio alla vita sentimentale. Non è che l'inizio di un autunno e un inverno che per voi saranno eroticamente e decisamente caldi. Lavoro e denaro? Due punti sensibilità e tatto sono le armi di attacco per farvi strada o conservare il posto. Strategia intelligente: frequentare corsi di aggiornamento o mettere mano ai testi universitari, la laurea non è un traguardo impossibile. Non solo lavoro però, la giornata lascia un buon margine al divertimento. A una festa tra amici vi sentirete protagonisti. Siete ancora in tempo a prendere delle decisioni o a confermarle a chi crede poco in voi o che tituba ancora sulle vostre prese di posizione, non credendovi forse capaci di mantenerle fino in fondo. Una fenomenale Venere vi assiste proprio dal segno che è deputato alla carriera e alla possibilità di andare più lontano e salire di grado, il Capricorno. Questo fortunato influsso non si esercita, ovviamente, per tutti i pesci nati nell'arco dei 30 gradi, ma prende di mira principalmente i nati dal giorno 24 al 28 del mese di febbraio. Chi di voi invece festeggia il suo compleanno dal 3 al 9 di marzo sappia fare tesoro anche delle esperienze negative recenti in campo lavorativo che gli stanno capitando, le custodisca e quando sarà arrivato il momento, capisca che non bisognerà ripetere alcune mosse o prendere alcune decisioni di cui si è pentito. Benessere. Due punti tutto sotto controllo, a patto che l'ipersensibilità non vi giochi brutti scherzi. Nell'ambiente la vostra psiche si comporta come una spugna assorbendo tutta la negatività con cui venite a contatto. La soluzione è una lunga doccia dopo esservi strofinati con sale grosso per schermarvi, portate al collo un'ossidiana. Relax e distrazioni. Ascoltate i segnali che vi manda il vostro corpo, potresti aver bisogno di rallentare il ritmo. Tisane e passeggiate all'aria aperta saranno un toccasana per il vostro animo. Per lei, trolley già pronto per un weekend a lago, ma il pensiero torna sempre a esami o colloqui di selezione dei quali vi preoccupate inutilmente. Con il raggio di stellone così benefiche non potrà andarvi che bene. Per lui, felici in viaggio, del tutto dimentichi dell'atmosfera brumosa e malinconica autunnale. Impossibile intristirsi, a un gabbiano basta aprire le ali e alzarsi in volo. Colore delle emozioni, avorio. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video. Ci vediamo nei prossimi video.